Ci sono contesti in cui un segno di affetto, la solidarietà e la condivisione di momenti di vita sono il regalo più grande. Lo hanno ribadito ad Ancona gli organizzatori di Dona un abbraccio, la partita con papà, nello speciale contesto della casa di reclusione Barcaglione. Il 12 dicembre anche i raggi del sole hanno illuminato i sorrisi altrettanto radiosi dei papà detenuti, che hanno trascorso la giornata con i loro figli all'insegna di sport e convivialità, in un clima familiare da cui la quotidianità di entrambi è decisamente lontana. Organizzata dall'Associazione Bambini Senza Sbarre con il sostegno del Ministero di Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, la campagna Dona un abbraccio pone l'attenzione sull'importanza del legame affettivo tra i genitori detenuti ed i loro figli. Nell'imminenza del Natale, l'abbraccio senza barriere è stata l'occasione per ribadire come il carcere sia un percorso di rieducazione in cui la sfera affettiva e quella sociale possono e devono fare la loro parte. Obiettivo raggiunto grazie ad una giornata intensa, alla cui realizzazione in molti hanno entusiasticamente dato il loro contributo, a partire dal garante dei diritti dei detenuti. Oltre ai detenuti, il quadrangolare di calcio ha visto la partecipazione dei giocatori dell'Ancona Calcio e dei frati minori delle Marche dell'Associazione Terra dei Fioretti. Caritas, Coldiretti Marche e Proloco di Polverigi hanno contribuito al clima di festa e di convivialità preparando un pranzo a base di polenta della tradizione e specialità locali. Le sbarre si sono annullate anche grazie alla cultura. Oltre che ai bordi del campo di gioco e negli spazi comuni, a conclusione della giornata i bambini hanno vissuto la dimensione ricreativa del carcere attraverso la lettura di libri nella ludoteca. Una settimana difficilissima. Ci hanno messo i bastoni tra le due. Però alla fine l'abbiamo spuntata alla grandissima. E non demorderemo. E l'anno prossimo ancora più bello. Ciao. Ciao.